Ciao Buttoletti, ciao a tutti. Siamo qui oggi per un nuovo video chiacchiera con Zanfe e oggi abbiamo un ospite per me graditissimo, perché ormai è un sempre presente, perché abbiamo già fatto delle chiacchiere ed è stato anche ai miei eventi in aula per parlare di argomenti che a me piacciono particolarmente. E oggi ne affronteremo una parte. Ed è con noi Fabio Varotto, psicologo e psicoterapeuta, ma adesso si presenterà lui, e parleremo di performance nel lavoro e nello sport. Ma adesso vediamo come andrà la videochiacchiera. Ciao Fabio! Ciao, ciao Zanfe, grazie dell'invito come sempre. Sai che mi Grande, fa sempre piacere far due parole con te, grande. Per me è un indipendentemente piacere. dai contesti online o dal vivo, insomma, sai che mi fa piacere, insomma. Assolutamente. Allora, mi hai chiesto di Andiamo. presentarmi, cosa vuoi, una Vai. presentazione ufficiale, una cosa veloce. Allora, dai, come hai detto, sì, sono psicologo, psicoterapeuta e oltre a questo mi piace occuparmi di psicologia della performance, ovvero di aiutare le persone a migliorare la propria performance. Che sia appunto in ambiente sportivo o lavorativo, diciamo, ecco, io mi occupo di più dello sport, dell'area sport, per capirci, e ultimamente anche dell'area quello che sta venendo avanti adesso, insomma, recentemente, di musicisti, miglioramento Come della del? performance per i musicisti. Ah, musicisti, ok. Sì, Vabbè, anche quindi lì ci fa una performance miglioramento mica da della. ridere. Sì, ma magari lì abbiamo tempo di approfondire. Sì, magari ci Comunque, facciamo una ecco, chiacchiera diciamo dedicata. che, certo, diciamo che sì, mi occupo un po' di queste cose che occupano più o meno il 30% della mia attività, nel senso che nel resto faccio attività clinica, insomma, psicoterapia, Ok. però diciamo che questa è un po' anche un po' una cosa che mi appassiona, ecco. Beh, noi ci siamo conosciuti, beh, a parte insomma, ci siamo conosciuti tramite un'amica comune, ma abbiamo iniziato a fare delle cose insieme proprio su questo, nel senso che io ero venuto da te Sì. perché volevo migliorare la mia performance non sportiva ma lavorativa e insomma abbiamo fatto un percorso insieme insomma, con te e che ha dato anche frutti, è stato veramente interessante, che tuttora tra l'altro porto avanti. Magari adesso non proprio in questi ultimi mesi che mi si è sballata un po' la situazione, però in generale assolutamente. Magari possiamo iniziare la chiacchiera parlando di questo, magari in generale raccontaci un po' il discorso performance nello sport o in generale. Ok, Partiamo da sì. lì, dopo. Allora, sì, sai, io parto dallo sport perché è lì che vengono sviluppati, che sono stati sviluppati i principali modelli di intervento. Quindi Certo. sostanzialmente è una cosa che poi noi, col tempo, diciamo, attraverso le ricerche, gli studi, l'interesse di vari professionisti, no? Abbiamo trasportato in altri contesti, ma nasce principalmente dalla psicologia dello sport. Anche perché una delle domande, insomma, che si pone proprio a questa disciplina è quella di capire quelli che sono, per esempio, i processi mentali o le abilità psicologiche che utilizza proprio l'atleta nell'entrare in gara, nell'entrare in performance. Poi col tempo, ormai siamo traslati molto più verso l'attività di coaching, quindi di mental coach, per capirci, Sì. che aiuta proprio lo sportivo ad allineare in buona sostanza la sua prestazione potenziale alla prestazione reale che poi ha in gara. Cosa significa? Significa che, per esempio, molti si accorgono che hanno un'ottima performance, praticamente tutti gli atleti sanno
che hanno una performance di un certo tipo, quindi buona, eccellente in allenamento, quando si ritrovano in gara, per un qualche motivo la performance cala, diciamo, o comunque è meno efficace. Ok. Per cui, appunto, la psicologia dello sport si è chiesta intanto come mai succede questo, e soprattutto invece gli sportivi di alto e altissimo livello come fanno A non far venire questa situazione. non fanno venire questa situazione, o comunque quello che si nota nei grandi campioni a recuperare determinate situazioni. Ah, ok. Ok. Allora, che dire che si tratta di ansia da prestazione, eccetera, è un po' fuorviante, okay? Perché a Ah, volte ok. non c'entra. In realtà è importante riconoscere i fattori. Allora, e sulla base del riconoscimento dei fattori si creano vari modelli, no? Su cui possiamo Se tu intervenire. dici Ti in faccio base un al esempio fattore che è la causa, terra-terra. puoi agire di conseguenza Può agire per... di conseguenza, esattamente. Esattamente, nel senso che per esempio il modello in cui sono specializzato io è il modello Sfera, okay? Che è Ok. stato sviluppato all'interno dell'Università di Torino dal professor Giuseppe Vercelli, che ha studiato insomma in diversi ambiti, in vari campi con sportivi di alto livello, per esempio all'interno della Fisi piuttosto che all'interno di Juventus, okay? Quindi livelli alti, ecco. E sostanzialmente attraverso un'analisi che poi hanno fatto all'interno dell'università, incrociando i dati, hanno trovato che sostanzialmente la performance sul piano mentale è influenzata positivamente o negativamente da cinque fattori fondamentali, che sono la sincronia, i punti di forza, Sì, mi ricordo che mi avevi detto questi. sì, l'energia, il ritmo e l'attivazione, che tra l'altro stanno sull'acronimo Sfera, Infatti sono allora, quelli su cui dopo, se Lautaro vuoi abbiamo entriamo. giocato quando sono venuto da te, mi ricordo. Esatto. Allora, se ti ricordi, quando tu sei venuto da me, abbiamo fatto la prima cosa che facciamo è intanto un'analisi del bisogno, cioè che cosa serve Certo. a te, ok? Quindi qual è la tua richiesta, buona sostanza. Dopodiché, da lì la approfondiamo, cioè andiamo a capire attraverso una serie di strumenti che possono essere il colloquio, ma anche i test. Ti ricordi che ti avevo fatto fare Sì. quel test, no? Qual è il fattore che quando la persona entra, no, all'interno della prestazione è deficitario, okay? Oppure quello su cui bisogna di lavorare di più, quello che è migliorabile. E parti da lì in buona sostanza. Sì, infatti io mi ricordo che dovevo lavorare sul ritmo. Quindi su mettere in Sì. campo le energie, le forze, la sincronia in un certo ritmo, con certe caratteristiche. E mi ricordo, Ok, ma infatti. mi ricordo perché la uso tuttora, che eravamo arrivati, se non mi ricordo con che collegamento, non so se te lo ricordi tu, però io sono uno molto pratico, quindi non ricordo i motivi per cui faccio una cosa. Ma faccio quella cosa perché era venuta fuori, insomma. Però è passato un Sì, anno, un anno ok. e mezzo anche. All'America, all'americana, E all'americana, no, l'avevo certo. capito al tempo, ma adesso non chiedo, ma come Sì, ricordo. no, certo. E mi ricordo però che io, siccome la musica, ascoltare la musica mi aiutava molto a mantenere la concentrazione, mantenere il focus e quindi rendere di più. Però non qualunque musica, dovevo utilizzare la musica a un certo ritmo, a una certa velocità, che erano Esatto. 140, non mi ricordo più, cioè velocità 140 qualcosa, sono ignorante in materia musica. Sì. E... Sono 140 BPM, Esatto, ecco. è il metronomo È della metronomo, infatti canzone, mi avevi fatto fare diciamo. quelle cose lì. Quelle cose con metronomo. Infatti ho una playlist io a quella velocità lì, ho cercato su Spotify canzoni che mi piacciono a 140 bpm e ho la mia playlist quando devo andare concentrato e Andare, focalizzato. sì. Certo. Quindi
Questo è interessante anche questa cosa qua, cioè per esempio molti utilizzano la musica per concentrarsi o mantenere, molti si distraggono con la musica, ma altri come me invece certo. Li fa entrare in un flusso. E, però sì. Era interessante infatti, vedere che non tutte le musiche ti fanno andare allo stesso ritmo e certo. Alla stessa velocità. Certo, infatti quello che dici tu è molto interessante perché questo va bene per te, no? Questo è l'intervento che poi noi abbiamo sì. trovato per te, abbiamo trovato che è efficace per te. Però appunto l'importanza di fare una valutazione, no? Abbastanza precisa all'inizio ci permette di non andare fuori strada, cioè di individuare quello che va bene poi per la persona. Poi attraverso approfondimenti ulteriori si vede che per te magari è la musica, per altri può essere un'altra cosa, ok? Alcuni addirittura molto semplicemente partono con metronomo, no? Ottengono un orologio vicino e è il ritmo dell'orologio che gli dà un cedere, diciamo, della prestazione. Cioè dipende, bisogna vedere, perché allora... Tu dici che è una cosa molto soggettiva. Sì, è soggettiva, bisogna provare, no? Tra i vari, poi se ti ricordi facevamo vari esercizi. Sì, sì, mi ricordo. È rimasto quello, però se ti ricordi abbiamo fatto diverse cose. Sì, 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 certo. Perché poi vedi quello che è più efficace. Sì, chiaramente. Sì. Allora, tu hai parlato del fattore ritmo, ci faccio due parole sopra così capiamo cos'è. Vedi, vai. In buona sostanza, il ritmo, allora, se noi lo prendiamo nella prestazione sportiva, è ciò che rende il movimento elegante, ok? Cioè, è il fatto di sentirsi mentalmente, io dico, al passo coi tempi, cioè che la prestazione non arrivi né troppo in ritardo né troppo in anticipo, ok? No, è quella okay. sensazione arriva nel momento giusto, il momento... Sta... Esatto, il tennis per esempio, se noi lo guardiamo ma lo ascoltiamo anche, in realtà è uno sport molto ritmico, no? La pallina, come senti il certo. La pallina. Lì è, quando l'atleta lì è in ritmo, il tennista arriva sulla palla e ha la sensazione di arrivare sulla palla in maniera no, efficace, elegante, è il tempo giusto, ok? Quindi arriva con la tempistica giusta, non è né troppo in anticipo, né troppo in ritardo, quindi la sua prestazione è una prestazione lineare buona, ok? Nel tennis è importante, no, avere una prestazione abbastanza ritmica, no, lineare. Quindi questo è l'esempio, no? È un esempio, insomma, che possiamo fare altri 10.000, perché ce ne sono tantissimi. Mi ricordo, non è collegato, però per me la tua... Questi temi sono legati a un esempio che mi avevi fatto tu all'inizio del tiratore con l'arco. Non è collegato a quello che stavamo dicendo, però è legato all'essere sì. focalizzato, no? Concentrato su quello che stai facendo. Ti ricordi che mi raccontavi okay. che loro sono focalizzati su... Cioè, che basta che muovi la palpebra e perdevano la concentrazione, una cosa del genere, se non ricordo. Male. Mi avevi fatto allora del tiro con l'arco. Aspetta, perché lì sì, lì stai parlando di un altro fattore. Sì, 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 ho detto, okay, per me lì... l'esempio che io lego molto a questo argomento, non era legato a quello che stavamo dicendo. A questo argomento. Sì, 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 no, allora, ti dico, il tiratore con l'arco a volte perde sincronia. Quindi sincronia potrebbe essere un sinonimo di concentrazione, no? Infatti lo leggo molto di anche alle performance non sportive. Di focalizzazione, perché allora può succedere che a volte la sua attenzione si focalizza su un piccolo particolare, ok? Quindi perde di vista quello che può essere importante in quel momento, forse era quello l'esempio. Ma mi a pensare a quello può succedere, allora io ho fatto esempio il tiro con l'arco, magari ci sono 10.000 sport o attività in cui questo accade. Sì, no, mi ricordo che mi facevi questo esempio di questo olimpionico, che forse aveva scritto anche un libro, adesso non ricordo, e
aveva lavorato insomma su questi aspetti e si vedeva proprio il fatto che lui era quasi anche in uno stato di ipnosi, dato che insomma quello non l'abbiamo citato, ma è sì. Il tuo argomento. Sì. Adesso lo sto spiegando molto male io, insomma dopo puoi spiegarlo meglio sì. Di me. E praticamente nel momento in cui è nel momento della preparazione prima del tiro, si vedeva magari che muoveva un palpebra e faceva un tiro non correttissimo. E invece quello che non muoveva neanche la palpebra, che concentrati sull'obiettivo faceva una prestazione migliore. Ecco. Sì, allora quello che tu citi, sì, quello è una... Quello può essere una segnale di bassa agonistica. Sì, no, allora l'esempio, ho capito l'esempio che stai facendo tu, è una cosa un po' diversa, lì parliamo proprio di bassa agonistica, ok? Quindi di stato di ipnosi vigile. Il segnale della palpebra, allora, ogni volta che noi blinchiamo, vabbè, passami il termine, eseguiamo un blink, quindi una... Si è capito. E allora viene tradotto con ammiccamento ogni volta che l'occhio si apre e si chiude velocemente. Sostanzialmente quello è un feedback che mi dice che il cervello sta spostando l'attenzione. Cioè vuol dire che il cervello sta producendo una risposta di orientamento, cioè sta spostando la sua attenzione da uno stimolo a un altro. Mentre la fissità dello sguardo mi dice che la focalizzazione è esattamente lì, ok? Quindi forse ti riferivi a questo, è un feedback biologico proprio, è quello che i ricercatori hanno visto che è collegato, si chiama riflesso di Staffel anche. Cioè vuol dire che, adesso non vorrei entrare troppo sul tecnico, però... Provaci, ti blocco casomai. Ok, allora, riflesso di Staffel è sostanzialmente il fatto che io vedo, cioè un qualcosa attira la mia attenzione e quindi la mia attenzione in maniera rapidissima si sposta da quello che io sto facendo a un'altra cosa. Tipo se tu stai lavorando e senti un rumore improvviso, improvvisamente ti giri, però nel girarti tu non te ne accorgi ma sbatti gli occhi. Allora, perché il cervello lo fa così? Anche i ricercatori fanno fatica a spiegartelo, però un'osservazione è empirico, ok? Cioè noi abbiamo osservato che quel riflesso fa partire tutta una serie di impulsi, di segnali all'interno del cervello che sposta l'attenzione a un'altra parte. Mentre allora quando noi parliamo di ipnosi, no? Il vecchio a me gli occhi, sì. Che la letteratura e il cinema ci hanno fatto, anche determinati personaggi televisivi ci hanno fatto un bel po' di storia. E la prima ipnosi si basava proprio, parliamo di James Braid, quindi andiamo indietro nel tempo, andiamo molto indietro nel tempo. James Braid è il medico che ha coniato il termine ipnosi. Lui utilizzava una tecnica che era il punto di fissazione, che poi con le dovute evoluzioni si utilizza ancora, ok? Cioè il fatto di focalizzare l'attenzione della persona, no? Aiutare la persona a focalizzare esattamente un punto. Quando vedi che sparisce il riflesso di ammiccamento, sai che sta entrando in uno stato di ipnosi. Mi sembra l'abbiamo fatto anche noi. Non so se te lo ricordi, ma mi sembra che l'abbiamo fatto anche noi. Adesso mi ricordo il nome di questa... come si dice, lo scienziato, cioè non so, questa persona, sì. Però mi ricordo questi concetti. E, infatti mi sono rimasti molto impressi, poi, perché tutto, cioè, a me questa cosa ha fatto capire molto il concetto della distrazione, cioè quindi dell'essere concentrato su una cosa e nel momento in cui ti distrai, cioè succedono queste cose alla fine, quindi tu magari sei più... ragionavi no, partendo dalla prestazione sportiva e io cercavo di buttarla sulla prestazione. Certo. Poi questo funziona in generale, no? Infatti all'università quando tu studi questi processi qua, i processi di attenzione sono ad esempio di psicologia generale, proprio perché sono cose che
hanno un vasto impiego, diciamo, dopo, quindi stanno proprio nei concetti di base, che è l'idea che l'attenzione in realtà è una lente, no? È una lente che si sposta, che può allargare o chiudere il suo fuoco, però se una cosa sta fuori dal focus della lente e il cervello riconosce come uno stimolo importante, sposta il fuoco, diciamo. E quindi viene, Questa è cambia l'idea. focus. Cambia focus, E sì. poi, Sì, ah, e che è yeah. l'idea della cosiddetta distrazione, no? La distrazione non è altro che uno spostamento del focus dell'attenzione su qualcos'altro, che può Esatto. essere anche molto rapido, Sì. può anche fare, cioè spostarsi e ritornare lì molto velocemente, però. Esatto, ma è che noi non possiamo evitare in realtà, cioè nel senso il nostro cervello. Allora, sì, allora se ti ricordi quella famosa serata che facevamo insieme sull'attenzione, forse la prima che abbiamo fatto insieme, Ah, quella può lì. darsi, non mi ricordo. Quando abbiamo parlato, sì, mi pare di sì, abbiamo parlato dell'attenzione, no? Allora, Sì. l'attenzione ha due componenti, una controllata e una automatica. Sì, mi Allora, ricordo. da quella È un automatica, concetto non, interessante, sì, vai, ti vai. ricordi che non ci scappi, no, non ci scappi, nel senso Spiegamelo, poi spiegalo che... bene, così lo ascolto. Allora, Ah, questo è bello. Cervello. tecnicamente, di solito quando lo spiego divido l'idea di concentrazione dall'idea di attenzione. Okay? L'attenzione è un processo cerebrale, un processo automatico, cioè se ti arriva uno stimolo improvviso, una forte, automaticamente l'attenzione si sposta. Si sposta su quello stimolo lì, cioè non c'è Non c'è modo possibilità di lì bloccare di questa cosa. controllare. Dopo puoi anche valutare molto rapidamente che ne so, è stata la porta di là che sbatteva o il cane che abbaiava e ritorni a quello che stai facendo. Però è una componente automatica, non ci scappi. Anche perché il cervello la sposta, allora la componente automatica la sposta in più o meno 200 millisecondi. La Neanche in componente tempo a invece pensare di poterla controllata, fermare. esatto, la componente controllata inizia ad attivarsi da 300 millisecondi a un secondo. Ok, però bisogna che secondo Ok? me spieghi il componente automatica e controllata perché io me la ricordo, Sì, però no, chi ti ascolta ok, sì. e vuole parlare un Allora minuto. ti dico qua, ripeto, entriamo un po' sul tecnico, nel senso che, ripeto, la componente automatica l'attenzione te la Finta di parlare sposta, con me, dopodiché... che non capisco niente. Ok, allora diciamo che l'attenzione automatica, appunto quello che ti ho spiegato prima, senti un rumore, l'attenzione va di là. Ok. Mentre la parte subito dopo, quindi intorno ai 300 millisecondi, inizia ad arrivare la componente controllata, cioè si attivano altre aree cerebrali che iniziano a dire: ok, che cos'è quella roba lì? Ok. Nel Ok. senso che il concetto è questo: il cervello prima ci va, dopo che ci è andato, si chiede se quella cosa è effettivamente importante oppure no. Chiarissimo. Ma perché è una componente, io la chiamo etologicamente parlando, è una componente salvavita. Ok? Cioè, Chiaro. sono quelle cose che senti il rumore improvviso della macchina per strada e, E certo. come si dice, vai in freezing, cioè ti fermi, ti blocchi e comunque poi arretri, o comunque vieni attirato da quello stimolo e il fatto di essere attirato da quello stimolo può salvarti la vita Ah, effettivamente. Quindi certo. Sì, è difensiva la cosa. esiste, allora a volte no, se noi stiamo lavorando, se stiamo performando, diciamo, può essere un elemento di disturbo, ma nella vita di tutti i giorni è una cosa che ti serve in buona sostanza. Certo. Cavolo. Pare banale, pare banale, però è così, insomma. Ma non Cioè, è in realtà è una cosa assolutamente importante. banale. Anche il fatto di avere queste due, diciamo, facce, queste due componenti, insomma, è interessante perché sulla prima non possiamo farci nulla, sulla seconda possiamo lavorarci più che altro. Rispondere alla Allora ti domanda che dico, cos'è, cosa non è, magari dire lascia perdere quella roba lì e fare quello che stai In facendo. realtà te lo dico piano, lo diciamo piano, Ok.
Però in realtà tu puoi in qualche modo avere un'influenza indiretta anche su quell'altra, però che è quel famoso L'ipnosi. esperimento di cui abbiamo già parlato, esatto, bravo, con l'ipnosi, perché sostanzialmente l'ipnosi è una focalizzazione, è una sorta di stato, è uno stato mentale, è uno stato di coscienza, precisamente, in cui soprattutto l'ipnosi vigile, in cui il focus della persona è perfettamente concentrata su un punto e quindi quello che c'è all'esterno sparisce. Allora hanno fatto un esperimento di questo tipo qua. Lo racconto così si capisce bene, ok? Te lo racconto come se fosse una cosa, dopo in realtà ci sono, hanno replicato diverse volte questo studio qua. E ancora comunque attenzione, bisogna che diciamo che sembra che sia così, ma non ne siamo ancora perfettamente sicuri, cioè ancora la ricerca sta andando avanti su questa roba qua. Però riguarda l'effetto Stroop, cos'è l'effetto Stroop? Sostanzialmente è un esperimento in cui noi presentiamo delle parole, ok? O meglio, presentiamo dei colori. Il colore può essere scritto in parola e la parola è colorata. Allora, ti ricordi? Allora, quando c'è congruenza tra, che ne so, giallo con la scritta gialla, il tempo di reazione, cioè la risposta, si chiede alla persona, no, di rispondere il colore, diciamo, che vede, e il tempo di reazione sia andato che più veloce. Dopodiché, i ricercatori sono chiesti, ma il soggetto codifica prima la parola e il colore. Cioè, il colore che Tecnicamente vede si o il colore pensa. che legge? Il Intendi? colore che legge, bravo, sì. E allora tutti tenderemo, anche i ricercatori inizialmente tendevano a pensare che il colore fosse uno stimolo più veloce, no? Cioè, In il realtà no, è vedere. più veloce la parola. Ah, è più veloce la parola. Hanno scoperto, sì, che visivamente è più veloce la parola. Cioè, quando si chiedeva per esempio, identifica, cioè rispondi per esempio al colore giallo, rispondevano, cioè dicevano rispondi il più velocemente possibile al colore giallo codificando la parola e poi guardando il colore. Ok, facevano questi due esperimenti, si sono accorti che le persone, i soggetti che dovevano identificare la parola erano più veloci, in buona sostanza. Non so Ah, se l'ho spiegata bene. sì, no, ho capito. Cioè, vedevano prima Più veloci. Allora, la lettura dopodiché, che la vista, tra virgolette. esatto, hanno scoperto che Quindi la non ho mai lettura è più pensato il veloce della contrario. vista. Anche i ricercatori lo pensavano e si sono stupiti un po' di questa cosa qua. E queste sono ricerche classiche comunque nella psicologia. Andiamo indietro, parliamo adesso di l'inquadramento, le date precise non me le ricordo, però anni 70-80 per Ok, sì. capirci come ricerca. Adesso non vorrei dire un'imprecisione, però sono Non ricerche sono classiche queste qua preoccupato. sulle parti. Mentre in tempi recenti, cioè nei primi anni 2000, alcuni ricercatori si sono inventati di riprendere l'effetto Stroop e hanno detto: ma se noi mettiamo soggetti in ipnosi, cosa succede? Cambia qualcosa? Lì non hanno fatto un'ipotesi, hanno detto: vediamo se cambia qualcosa. In realtà, il soggetto in stato ipnotico, nel soggetto in stato ipnotico, non c'è differenza statisticamente significativa tra la codifica del colore e della parola. Quindi, questo ti dice che non c'è uno stimolo che va sopra l'altro. Quindi la persona è, se vogliamo, più performante sul compito, perché il fuoco della sua attenzione, in qualche modo, alcuni ricercatori suggeriscono che elimina la componente automatica dell'ipnosi, no? Cioè elimina, allinea i due processi, quindi si è Quindi più sul tecnica. pezzo, diciamo. Detto in modo più volgare, Sì. sei meno distratto. Vieni meno distratto perché la Sì, componente vieni automatica. meno distratto, Detto in modo più sì, certo, interessante. è come, no, allora, quando la nostra, no, quando tornavamo da scuola, no, che eravamo bambini,
che c'era la nostra nonna che faceva la merenda. Sì. E tu eri, dopo la giornata di scuola, eccetera, impegnato a giocare, a fare le tue cose. E la nonna ti chiamava 3-4 volte e tu non rispondevi, che ti diceva, ma sì, tu incantato. Quante Esatto. volte ce l'ha detto le Sei tu nostre incantato. nonne? È quello probabilmente uno stato di trance naturale. Anzi, viene identificato come stato di trance naturale. Che poi, Ok? sì, che poi alla fine nell'attività lavorativa e non come l'esempio che fai dei bambini, è poi Sì? vivere proprio il flusso, il qui e ora di quello che stai facendo. Cioè, se sei concentrato Bravo, su quello che stai sì. facendo, se ti chiamano non te ne accorgi. Cioè, se uno vuole Sì. proprio essere focalizzato e al 100% fare essere su quello che stai facendo, deve riuscire ad arrivare lì per evitare poi le Certo, distrazioni che sono sì. uno Dopo, dei problemi più grossi. dopo tieni presente, poi dopo tieni presente, ma qui entriamo proprio veramente sul tecnico. Che in realtà all'interno della performance, soprattutto all'interno di una performance prolungata nel tempo, tu non potrai mai mantenere la sincronia perfettamente allineata tutto il tempo. Ok? Immagino. Però per aiutarti, però qui magari lo accenno proprio perché sennò dovresti entrare sul tecnico del modello. C'è un modellino che si chiama sfera flow, ovvero il flusso di sfera. Vuol dire che sostanzialmente tu passi all'interno di una prestazione, passi attraverso tutti e cinque i fattori. Per cui tu puoi avere attiva la sincronia tipo all'inizio, però dopo può calare la sincronia e allora salgono su i punti di forza o il fattore subito dopo che è l'energia. Ok? E allora lì devi arrivare a dosare quel fattore poi per poter continuare a performare. Facciamo un esempio. Infatti, se volete, E riuscireste a aspetta, ed è farmi, devo capire, importante. però per chi ascolta. Allora, per esempio, lo faccio su di te. Allora, tu mi hai detto il ritmo, no? Tu parti in quel modo lì perché il tuo fattore di ingresso in prestazione è il ritmo. Quella è la porta che ti fa entrare dentro la prestazione. Dentro il flow, diciamo. Dentro il flow, ok, ritmo che è R, il fattore subito dopo è il fattore A, attivazione. Ok, quindi sostanzialmente il ritmo, quando tu entri e ascolti quella canzone, no? Tu tante volte mi hai detto, ok, io metto questa e parto a bomba. Perché? Perché vai in attivazione, l'attivazione è l'automotivazione, no? Quindi quello ti dà la spinta, la carica. Subito dopo la A riparti dall'inizio, quindi hai la S, quindi entri in sincronia. E Ecco, per quindi chi ci ascolta, aumenta. queste lettere che sta dicendo sono l'acronimo sfera, perché magari non è così chiaro. Sfera, no? Stiamo facendo, io lo chiamo il giro, no? Stiamo facendo Sì. il giro Quindi. o come la chiamano, come è stata chiamata appunto da chi ha sviluppato il modello, la danza degli attuatori, La cioè la danza degli? danza dei fattori, Ah, dei degli fattori. Ok. attrattori, perché i fattori si chiamano anche attrattori. E quindi Quindi. è. Quindi tu dici, nel Sì, momento in dimmi. cui arriva, è proprio un ordine anche quindi di attivazione, cioè Sì, l'ordine c'è ha un un ordine di senso attivazione. quindi, cioè. Sì, la Ah. sequenza dei fattori, no? Come li mettiamo? Noi li mettiamo in circolo, ma in questo caso possiamo metterli anche in maniera lineare, ha un senso nell'attivare la prestazione. Quindi aspetta, se io faccio. Tieni presente che qui sei già, noi siamo già saltati al modello, questo è il modello avanzato, no? È il Siamo avanti cosiddetto, noi. fa parte del cosiddetto sfera 2.0, chiamiamolo così. Quindi cioè, siamo già avanti. Prima di arrivare lì, di solito quando noi facciamo una consulenza, partiamo proprio dalla base, cioè partiamo da un fattore. Dopo andiamo a vedere, dopo diciamo che siccome questo è una cosa abbastanza naturale, soprattutto in chi fa delle performance anche a livello agonistico, parlando di atleti, di solito nel momento in cui ha messo a posto il primo fattore, gli altri
li trovi di conseguenza, Ecco, okay? questo Cioè la un po' il persona punto. riattiva di conseguenza. È tutto chiaro, È inizi a troppo chiaro, leggere. aspetta, porco, ok? Niente, troppa Cioè. luce. Troppa luce, sì, troppa luce. Aspetta, ci riprovo, ci riprovo. Tu vai pure di quello che stai Ok, dicendo. sì. Sì, no, ti dicevo che appunto di solito una volta attivato il primo fattore, poi gli altri nella persona vanno di conseguenza, cioè potresti anche non aver bisogno di lavorarci. Ah, Tanto è ok. vero che noi, una volta messo a posto il fattore ritmo, poi tutto il resto è andato a posto di conseguenza dentro di te, no? È vero, è stato un E po'. quindi, sì, è stata una chiave. Vabbè, avevo scritto anche su Sì, i Fede Nostrega, come fattori. Sì, no, si dice. dai, Volevo far sì, più o meno si capire. legge adesso, sì. Si legge male perché c'è una luce Sì, che troppo c'è una linea. Sì, forte. Poi sì. sotto avevo scritto S per sincronia, forza, energia, giusto? E Sì, punti di ritmo forza, energia, e attivazione. attivazione. E quindi Ok. proprio cioè nel momento in cui c'è questo, poi si torna all'S, quello che dicevi prima, no? Sì, esatto, però tu puoi entrare, cioè ogni fattore è una porta, per cui tu potresti non entrare dal primo, dalla Sì. sincronia. Nel caso tuo, tu entri dal ritmo. Ci sono dei rarissimi casi, ma sono proprio rarissimi, ce ne ho citato forse uno o due, in cui l'atleta con quel performance funziona al contrario. Ah. Cioè dal ritmo, tipo, non passa all'attivazione ma torna indietro all'energia, cioè fa il giro contrario, per capirci, però sono pochissimi. Antispera. Perché? Sì, perché naturalmente gli viene così, ecco. Ah, ok. Naturalmente Adesso magari noi stiamo passando da un argomento all'altro, stiamo gli viene. trattando una Sì, no, cosa che. stiamo andando, non è. Sì, è tutt'altro che organico, nel senso che poi non abbiamo ancora spiegato, per esempio, cosa sono i punti di forza e l'energia. No, ma infatti fammi fare solo Se una vuoi te lo parentesi, spiego, ti fammi do. fare solo una parentesi, poi puoi andare avanti. No, è che chi ci ascolta magari dice, ma non sto capendo niente di cioè perché abbiamo detto proprio, siamo passati da, anche per colpa mia che ti ho Sì. fatto domande, però insomma, se a me interessa che magari ascoltando uno dica, il tema è interessante, magari insomma ti scrive nel momento in cui uno vuole approfondire Certo. l'argomento in modo importante. Ti scrive, tanto Sì, metterai i contatti certo. tuoi qua sotto da qualche parte, quindi ti potranno contattare e andare Sì, nel dettaglio. Però magari. sì. Poi ti dico, io sto parlando di sfera, okay? Sfera è un modello, Certo. ok? È il modello che uso io. È un modello che uso io, appunto, questa validazione appunto statistica, scientifica, viene appunto utilizzato sul campo da performer di alto livello, quindi è quello, ma il Come modello ce degli ne sono esempi da altri. farci di tue esperienze in cui l'hai utilizzato, cioè magari l'hai usato con me, però magari anche in altre, anche Sì. sportive, cioè nel senso, qualche esempio, né? Più che altro per riuscire per chi ascolta nella pratica poi a capire meglio se può essergli utile o come può essergli utile. Ecco, non lo so, solo. Ok, O esempi in va generale. bene. Sì, allora cerco di stare generico, Come va? ok? Ti faccio un esempio generico, nel senso che noi non possiamo parlare dei nostri casi per un discorso di Ah, privacy, no? certo, scusa. Però ti faccio un esempio generico. Allora, per esempio, uno sportivo che entra a una performance di lungo periodo. Okay, quindi non sono quelle Ok. performance rapide, diciamo. Okay, non è una. Allora, per esempio, io ho lavorato in uno sport un po' particolare che è il cheerleading, okay? Uno stunt di cheerleading, quindi diciamo una performance di acrobatica dura 1 minuto. Okay? I group stunt si confrontano su una performance di 1 minuto. Allora, in 1 minuto tu non riesci. Allora, a parte che apro una parentesi, per esempio, quella è una performance veloce, in 1 minuto forse attivi uno o due fattori. Cioè, non riesci a avere tutto il flow. È Certo. impossibile. È Quindi troppo è rapido. molto specifico, molto concentrato. Come
Questo invece aveva una performance di lungo corso, Molto lunga, ok? Come potrebbe essere, facciamo un esempio, una maratona, ok? ok. Maratona. Quindi dura molto il tempo. Non era la maratona, ma Ho diceva, ok, capito. io a un certo punto comincio a soffrire di crampi, o comunque sento molto l'affaticamento nelle gambe e sostanzialmente nella parte finale, no? La seconda metà della performance vado in sofferenza, non ce la faccio, non riesco più a farlo Ok. più. Lì il focus, per esempio, era sull'energia, ok? Nel senso che scusa, poi faceva il confronto, no? Ti parlavo della prestazione potenziale, diceva, non capisco perché, nel senso che quando mi alleno posso allenarmi molto di più e non ho questo problema qua, Sono insomma. problematiche di questo tipo La nell'allenamento. problematica è questo tipo, nell'allenamento. Quindi dice, molto probabilmente c'è un fattore, aveva identificato un fattore mentale suo, diceva c'è qualcosa nella mia testa che scatta e che mi fa contrarre probabilmente. Okay? E anche lì, se noi lo analizziamo, diciamo, ah, l'ansia prestazione può essere, okay? Perché non è che è una cosa che non esiste, cioè esiste anche quella. Però è lì. Facendo tutta l'analisi, eccetera, avevamo un problema sul fattore energia. Okay? Quindi nel match, diciamo, nella performance, nella gara, c'era tanta voglia di far bene e quindi tanta attivazione, quindi iperattivato e quindi partiva a razzo e non dosava l'energia. Ok? Quello è un fattore, allora l'energia, per capirci, è l'impiego proprio di energia mentale e fisica per svolgere la prestazione, cioè è un fattore quantitativo, mi dice quanta energia sto buttando dentro la performance. Ok, Lui partendo a razzo, in buona sostanza, performava benissimo perché stava buttando, no? Il massimo. Nella prima parte, nella seconda parte andava giù, ma in una performance appunto di questo tipo, no? sì. Quindi Lunga. protratta, lunga, protratta nel tempo, è meglio avere una performance che sia costante, no? Devi dosare l'energia. Devi dosarla, esatto, bravissima. Adesso hai detto la parola giusta. La parola chiave dell'energia è dosaggio, ok? Non deve essere né troppa né troppo poca. Ovviamente per te. Quindi abbiamo lavorato, abbiamo fatto un po' di esercizi, no, sul fattore in modo da modularlo. Questo è un primo esempio. E il fatto che lo facesse diciamo in gara e non in allenamento, c'era un discorso mentale suo che Perché la gara sì, è mentale, è lì che entra il fattore mentale, no? Perché nella gara c'è il 120%, no? Cioè Ah, do quindi l'ha dato tutto. subito e quindi dopo Esatto, l'ho detto. cioè è il desiderio di dare subito, no? Di essere molto attivati rispetto al Invece in competitivo. allenamento era più attento a questa cosa. Sì, in allenamento era più graduale, cioè i fattori erano ben bilanciati. Lì, per esempio, anche lì, dosata l'energia, poi gli altri fattori, il flow, la sfera flow è andata a posto da sola, insomma. Era quello. Sì, infatti, ok, ho capito, ho capito. Sì, alla Ma fine. soprattutto ci tengo a Dimmi, dimmi, dimmi. dire questo, Vai. che è importante quando fai queste cose, come quando, ma anche quando facciamo terapie così, diciamo, però è importante che il professionista appunto abbia dei modelli validati che gli permettano di avere una sequenza di azioni che poi può essere dosata, no? Come ti dicevo, entriamo anche su fattori soggettivi dopo, che però ti dia una metodica lineare di azioni che tu di solito fai, in cui parti dall'inquadramento, che più che una metodica, scusa, mi correggo, perché delle linee guida, no? Il modello ti permette di avere una linea guida che Sì. deriva appunto dalla ricerca scientifica, quindi dalla ricerca anche statistica,
che ti dice che se tu mantieni quella linea guida, stai andando, cioè stai prendendo una determinata direzione e poi lo condividi, no, con la persona. Dici, guarda, secondo me è questo, gli spieghi bene le cose, dici, per me dobbiamo fare questo, 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 cioè una sequenza lì. Ok? Chiaro. E questo lo dico perché ed è importante, perché a volte si corre il rischio di partire subito a dare tante cose da fare senza avere, no, un inquadramento. Quello è molto importante. Dopo dico, io faccio sfera, però ne esistono anche altri inquadramenti. Per esempio, io prima di utilizzare sfera utilizzavo un altro modello che era il profilo idiosincratico, si chiama, no? Quindi Ok. era un'intervista strutturata in cui tu utilizzavi, Sono altri no, metodi, delle sì. cose. Dopo, Giustamente ci sono sì, ci sono metodi, ci sono, altre. certo, ci sono tanti metodi di indagine. Poi, allora, io ho citato, no, un test che ho fatto fare a te, che è specifico, che è lo sfera test, cioè mi permette di capire effettivamente quale fattore, attraverso delle domande strutturate, qual è il fattore che va fuori. Però ci sono molti altri test che tu puoi utilizzare con gli sportivi. Okay. Che misurano altrettanti fattori. Chiaro, 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 chiaro. Sì, no, questo è chiarissimo. Mi piace molto quello che hai detto, prendo la palla al balzo per sottolinearlo. E hai detto che è importante il dosaggio delle cose da fare. Questa frase mi fa pensare, mi lega assolutamente a quello che ripeto spesso e volentieri alle persone che lavorano con me, ai miei clienti, ma anche online, nei video, eccetera, dell'importanza di, non uso la parola dosare, però ci sta, di dosare le cose che tu decidi di programmare durante la giornata. E se vogliamo, si può traslare quello che abbiamo detto anche lì, cioè il dosare le energie delle cose che tu devi fare durante la giornata è importante perché a inizio giornata siamo carichi come le mole. Pensiamo di poter fare 100 cose, poi arriviamo a sera che di quelle 100 forse ne abbiamo fatte due. E perché poi vengono in campo tante altre cose. Però anche l'energia, nel senso proprio di energia fisica e mentale, è fondamentale in questo. Quindi quando si programma è importante sapere questa cosa e quindi anche programmare meno magari, quindi imparare da quello che è Certo, stata poi l'esperienza. ti dico, lì sai, è anche Certo. soggettivo nel senso che ognuno di noi ha proprio anche dei ritmi. Poi tu lavori su queste cose, quindi sai meglio di me. Ci sono dei ritmi fisiologici nella persona, per cui c'è chi performa meglio, per esempio, nelle prime ore del mattino È vero. e chi si attiva dopo pranzo, per esempio. Certo. Sono proprio ritmi biologici, quelli lì. C'è Sì. anche lì, ci sono Sì, ne ho parlato degli proprio studi che. con un altro ospite prima di te, un coach del sonno, quindi abbiamo parlato di questi ritmi biologici, Ah, ritmi. beh, sì. Lì tieni presente che quello è un lavoro, tu hai detto il dosaggio delle energie, però è anche un lavoro sul ritmo quello lì. Perché, Un lavoro su. per esempio, Ah, sul sul ritmo, ritmo certo. è un lavoro a metà ritmo-energia, nel senso che tu mi hai parlato del coach del sonno, no? Allora, lui lavora, il sonno è un ritmo, ok? Cioè, avviene. Sì, Tutte è il le ritmo. notti più o meno alla stessa ora, ti messo più o meno alla stessa ora e ha delle fasi, no? Quindi è ritmico, quindi avrà spiegato le fasi del Certo. sonno, per esempio 1, 2, 3, 4 REM. Sì, Sì, poi assolutamente. ti dico, anch'io lavorando con l'ipnosi, anche l'ipnosi è ciclica, no? Anche lo stato di trance è ciclico. Però, ecco, se mettiamo una cosa, non ha niente a che fare col sonno, cioè proprio uno stato di coscienza differente. Nel Ah, senso, ok, sonno, sì. veglia, stato ipnotico sono diversi. Chiaro, 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 chiaro. Assolutamente. No, beh, abbiamo detto prima che non si può generalizzare, ovviamente ognuno a casa a sé, però in base a questo modello che utilizzi, non so se c'è qualche consiglio generico che possiamo dare a chi ci ascolta per migliorare la performance da qualunque punto di vista, non so, magari una cosa che può essere ovviamente da prendere con le pinze perché ognuno ha la sua
suo modo, però qualcosa che può aiutare comunque a migliorare il focus o il ritmo o l'energia o qualche dritta, per quanto riguarda soprattutto. Ti dico dipende su che fattore devi lavorare. Sì, nel senso dici, che, allora, diciamo una che magari a 3 va bene, a 5 no, cioè esatto, no, lì ti dico appunto la bontà del modello deriva proprio dal fatto, è come quando quando fai terapia, no? E ti dicono i consigli per migliorare l'ansia, ok? Ci sono una valanga di libri, di handbook, di manualetti che ti danno i consigli per migliorare l'ansia. Allora, c'è chi lo prende e dice, caspita, qualcosa lì mi è servito un casino, e chi invece non gli serve niente. Perché? Perché allora ti dico veramente, dare un consiglio generico sarebbe fuorviante. Nel senso che allora anche lì devi Meglio fare non un darlo a quel punto. distinguo. Io direi di no. Sì, Cioè, ti dico, è meglio essere specifici, però allora un consiglio che si può dare, no? È questo: se vedete che la vostra performance in qualche modo non è ottimale, o volete anche, o magari è già ottimale, ma volete migliorarla, eccetera, la prima cosa da pensare è sempre, ok, se io dovessi fare una richiesta a qualcuno, che tipo di richiesta gli farei? Cioè, riesco a capire dove devo migliorare oppure Ah, ok. no? Quindi Ok, cominciare cioè, a diciamo una capirsi. prima autoanalisi. Esatto. Sì, cercare una prima autoanalisi, che poi è una cosa che, per esempio, adesso ti parlo velocemente di un'altra cosa, ma per esempio, nelle psicoterapie, no? Quando le persone si rivolgono a noi perché l'ansia, la depressione, eccetera, in realtà rispetto a quello che ci descrivevano, no? I nostri vecchi prof quando parlavano di psicoterapia o quello che vedi nei manuali, io quello che noto è che negli ultimi periodi le persone hanno una buona capacità di guardarsi dentro. Ah, bello. Ok? Cioè vengono da te e hanno già quasi tutti un'idea di da dove deriva il problema, no? Ah, Dopo ok. ovviamente tu applichi il tuo modello, fai delle indagini specifiche e capisci quale può essere, anche perché dopo delle idee te le fai anche tu, però ecco, diciamo che i modelli, anche in psicoterapia, ti permettono di andare dritto, almeno quelli che utilizziamo noi, ti permettono di andare dritti al punto, cioè di capire dov'è che passami termine, l'ingranaggio si inceppa, no? Sì, no, ma è chiaro il concetto. E quindi dici comunque le persone hanno più capacità di autoanalisi, quindi arrivano Sì, già con ti dico, un... io penso, ma ti dico, è una mia opinione personale, del tutto Certo. personale, che sia un po' l'eredità di Freud. Ah. Ok? Cioè, da quando Freud ha iniziato a studiare, ha iniziato a parlare, no, di inconscio, le persone in generale, indipendentemente poi dall'approccio che utilizziamo, ok? Nel senso che questo è proprio il grosso approccio, però in generale, proprio a livello ipergenerale, le persone, cioè l'uomo moderno, secondo me si guarda più dentro, io la vedo così. Ma Si interessante questo. analizza di più. Poi è soggettiva la cosa, Certo, assolutamente, chiaramente, però. c'è cioè chi più, chi meno. Certo. Però molti, io vedo che molte persone che si rivolgono a me, noto questa cosa qua, si guardano molto dentro. Riescono a guardarsi dentro molto di più, magari, Forse delle altre è persone. proprio per quello che poi fanno il passo magari di venire da te o insomma, proprio perché magari hanno fatto questa autoanalisi, forse. Sì, no, ma allora voglio dire, tu puoi incontrare anche persone nella vita di tutti i giorni che si sono guardati dentro e solo guardandosi dentro hanno risolto il problema da soli, Vabbè, non mi senza stupisce, necessità certo. di terapeuti o di coach, Certo. perché allora non è che, diciamo,
per risolvere le cose, comunque per esempio anche per attuare miglioramento della prestazione, ci sia bisogno di un aiuto esterno, assolutamente. Per esempio, allora qui cito una cosa, no? Mi sembra fosse Nadal, il tennista, quando gli chiesero in un'intervista, ma tutti i tuoi colleghi, perché ormai tutti hanno un mental coach, no? Forse anche più di uno. Dico, come mai tu non ce l'hai? E lui dice, ma io non ne ho bisogno, faccio da solo. Ok? Ed effettivamente è vero, cioè, lui performa da solo, cioè riesce a realizzare le cose sul piano mentale e per conto suo, perché ovviamente gli viene così, ma vuol dire, è così, eh? E teniamo presente questa cosa qui, che noi i modelli, da dov'è che li deriviamo in realtà? Da dov'è che è derivato, per esempio, Sfera? Sfera è derivato osservando qualcuno che già performava bene, ok? Cioè lo studio è stato fatto su profili di altissimo livello per capire quali erano i processi mentali coinvolti. Ed è lì quindi si è creato il modello. E da lì si è creato il modello. Ho capito. Che Beh, è più difficile di così. cioè, il concetto, esatto, il concetto è, ok, vediamo questo gruppo che è un gruppo d'eccellenza, no? Per esempio. Capiamo che cosa hanno in comune sul piano mentale ed estrapoliamo il modello, ok? Dopo c'è chi può avere una cosa, c'è chi può avere un'altra, eccetera. È chiaro che poi è soggettivo, no? Chiaro. Perché per esempio penso se citiamo grandissimi sportivi, per esempio se noi prendiamo un Valentino Rossi, ha un sistema di andare in moto che credo ce l'abbia solo lui. Cioè, è molto personale, no? Per cui c'è sicuramente una componente di talento personale dentro, ma quel che ho citato lui, ma potrei citarne 10.000, insomma. Certo. C'è una componente personale che gli fa essere, però ci si può estrapolare in un modello generale che poi attraverso la ricerca porta Ma chiaro? No, alla chiaro. cosa. Dopodiché ovviamente fa gli esperimenti e dicono, ok, effettivamente è così, facciamo gli esperimenti, portiamolo su X atleti, no? Quindi facciamolo su altri, proviamo ad applicarlo su altri, nel momento in cui noi lavorando col modello troviamo un miglioramento. E questo miglioramento ha una buona efficacia, diciamo, sul piano statistico, cioè mi dice che, come dire, nella maggior parte delle persone che l'hanno provato produce miglioramento, vuol dire che ha una sua validità, insomma, il Certo. modello che ho creato fa effettivamente, cioè fa effettivamente nella maggior parte delle persone quello che io presumo che faccia. Ok? Chiaro, chiarissimo. Guarda, per chiudere mi sono scritto, vediamo se riesco a... Si Sì. legge? C'è scritto, aspetta, primo passo, guardarci dentro. Ok. Quindi mi sono fatto anche il post-it del video. Sì, allora ti chiudo con una metafora perché da buon ipnologo ti lascio un'immagine. Vai. Non so se avete mai visto quelle statuine del gufo che ha un occhio chiuso e un occhio aperto. Del gufo? Di un gufo, no. Del gufo. Ok, ma me la Perché immagino. praticamente il gufo quando chiude l'occhio lo gira praticamente al contrario. Veramente. Cioè, E quindi? questo di solito è il simbolo che ci diamo. Quindi diciamo che è sempre bene restare con un occhio fuori, però anche con un occhio Grande, dentro. Molto bellissimo. spesso, nel senso che noi, generalmente nella realtà quando devi correre, devi andare. Stai con tutti e due gli occhi fuori perché ti servono fuori tutti e due, però è importante Certo. avere un momento in cui c'è un occhio fuori e un occhio dentro, che Grande. poi è quello che ormai anche lì l'uomo occidentale sta facendo tantissimo, quanti corsi di meditazione ci sono, È vero, o sono quante proprio aumentati persone tantissimo. si dedicano alla meditazione, perché c'è un po' questa idea, no? Passata questa idea, forse anche banale. Però Però, vabbè, insomma, comunque diciamo che è bene guardarci anche dentro e non solo fuori.
Certo, esatto. Va bene, dai, Bene. ascolta, io ti ringrazio infinitamente e non nascondo che magari Grazie faremo altre videochiacchiere nei prossimi mesi, chi può dirlo, e speriamo anche a te. magari in futuro, al più presto, di fare un qualcosa dal vivo. Certo, quando vuoi, sai che io sono disponibile. Benissimo, ti ringrazio e ti saluto. Ok. Ciao Fabio. Beh, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.